Seguitemi. Entrate 6 alla volta. Non più di 6 alla volta, per favore. Grazie. Gli altri entrano dopo. Grazie. Entrate, entrate. Chiudete la porta, grazie. Ci troviamo nello studiolo del museo. Il soffitto è aperto al cielo virtuale, dove i gabbiani dei Kraking Art possono volare indisturbati grazie alla firma di Omar Ronda. Il soffitto, inoltre, come i fu turisti avranno potuto riconoscere, è del Mantegna. D'ispirazione, la pittura di Andrea Mantegna è vicina a quella della Camera degli Sposi a Mantova. Qui, però, Andrea subisce fra gli altri le influenze di Marcel. Vedete qui, in fondo allo studiolo. Fate vedere, prego. I due capolavori sono messi in relazione grazie ai due puttini angiolini che prendono la mira sulla tazza di Marcel Duchamp. Guardate. Leggete attentamente il testo dell'opera nei suoi calligrammi occidentali. Come potete vedere, in questo caso, straordinario per la storia della musealità stessa, l'antica fontana, chiamata in altre occasioni orinatoio e firmata con R. Mut, è nuovamente ribaltata e rettificata anziché con R. Mut con la scritta L. H. O. O. Q. che rimanda ad un altro capolavoro di Marcel. Se qualcuno non vuole lasciare monetine ed offerte devozionali nell'antica fontana, vi pregherei di accomodarvi fuori dalla porta. Grazie dell'attenzione.